Sì, vabbè, sono una cretina, non ci fate caso. Praticamente ero convinta di fare una live pubblica, in realtà erano elencata, continuavo a parlare, vedevo che non entrava nessuno, dicevo, sì, vabbè, sarà pomeriggio, sarà che la gente è al mare, ma perché non mi sta caccando nessuno? Cioè, stavo un pochino piangendo inside, tipo, dove sono i trestioni? Grazie, era una live non elencata, molto bene. Allora, eccovi qua, ciao 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 ciao. Non fate caso ai miei capelli marci perché fra un po', tipo che ne so, fra qualche ora, mi rifarò questa parte finalmente e quindi spritterò i capelli, li tingo sempre con i capelli assolutamente marci perché la marcitudine protegge il capello, mentre sul capello secco diventano ancora più secchi e il risultato è che hai dei capelli che sono praticamente Tarzanelli essiccati. Allora, questa live durerà esattamente il tempo dell'haul. Una volta finito l'haul chiuderò perché sennò poi quelli che vengono dopo si dovranno sparare 8 ore di live inutile. Allora, tanto saluto un attimo e poi comincio. Ciao Luke, ciao Vale, ciao Alessandro, ciao Rocket Queen, ciao Costanza, ciao Sam St, ciao boh, qualcosa di arabo, ciao Frankie, ciao Auri, ciao Bozzo, ciao Drops. Allora, mi fa piacere che mi stiate guardando anche di pomeriggio, vuol dire che uno non siete al mare, no, forse mi state guardando mentre vi state bagnando il buco del culo al mare, possibile. Allora, cominciamo subito perché qua c'è un sacco delle merdaviglie. Allora, questa è la prima cosa che vi faccio vedere. Comunque, io volevo dire benvenuti in un video. No, 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 fa troppo caldo, non si può fare d'estate. Allora, la prima cosa che in realtà non l'ho comprata io, ma me l'hanno regalata. Cioè, non una collaborazione, me l'hanno proprio regalata. Ed è questa borsettina molto sobria ed elegante. Tra l'altro, la marca è Fregna Rosa, Pink Pussy. Se sarà gatto rosa, ma a casa mia è Fregna Rosa. Non diciamo cazzette. Ed è questa borsettina di una eleganza rara. Guardate che bella! Non ci sta assolutamente un cazzo dentro perché è un po' come un buco del culo che magari lo vedete che ci sta di tutto perché lo vedete spanocciato, ma poi dopo un po' non si va, ecco, si ferma qui. Quindi io non so esattamente che cosa possa contenere perché si ferma qui. Potevano farlo che scendeva, almeno ci mettevo, che ne so, il cellulare, però ci metterò i miei guadagni. Eccoli qua, attenzione, i miei guadagni. Eccoli qua, guarda bene. Allora, adesso andiamo avanti. Qui a Catania 44 gradi, oh santo cielo. Allora, ora vi faccio vedere un po' di maglie di pampling.com, che è un sito con cui ogni tanto collaboro. E queste le ho, diciamo, mezze collaborate e mezze comprate, perché mi avevano dato un buono, ma non bastava. Quindi ogni volta che mi danno il buono ci devo aggiungere qualcosa. Maledetti, non ci fanno niente. Comunque, ve le faccio vedere, una del pezzollo, ma vabbè. Allora, la prima è questa. Ah, vi ricordo che se mettete Stefani come codice sconto avete il 15% di sconto. Già costano sui 10 euro. Con il 15% di sconto ancora in meno, cioè top. Allora, questa con Pingu, guardate quanto bella è. Ma fa la parte da fuorchi! L'avete mai visti? I doppiaggi su YouTube di Pingu, cioè tanta roba. Cioè, i doppiaggi, i sottotitoli di YouTube, cioè, bellissimi. Quando dici Pampling, penso a Pamper. Allora, comunque, questa è bellerrima. Poi questa è del pezzollo, ditemi se non è magnifica, il mio animale guida, ed è, cazzo non si vede bene, ed è un'oca ma con il dito medio, cioè ditemi se non è bellissima. Poi questa ovviamente è tantissimo mia, sono allergica alle cazzate. E c'è un cricetino che sta ruggendo, è troppo carino. E questa che ho sbagliato taglia perché è enorme, però me ne sbatto il cazzo, qualcosa ci farò. E dice io credo in te ed entrambi non esistono, quindi è bellissima. I believe in you. Mi ricorda un sacco mi fucking fucking no mi sa chi sa chi boom boom mi canca. Non so perché mi ricorda quella, boh, probabilmente ho dei problemi io. Ma allora guardate un po', è enorme secondo voi, ora ve la faccio vedere indossata, ma è enorme. Come posso trasformare in una maglia che non sembri un fucking pigiama? Datemi dei consigli perché ogni volta che prendo le forbici e metto mano su una maglia, poi faccio così e la caccio, cioè automatico. Aiuto, ragazzi. Guardate, cioè è enorme. Come posso fare?
Faccio un toppino, ma chi è capace? Cioè, non so neanche mettere un bottone. Guardate le mani che sono. Eh no, cioè, magari nel senso uno se la può anche mettere così, però a me le mani con la manicozza larga mi danno un senso di calore. Ciao creative, non chiedere a me che ogni maglia che taglio sembra sbranata dei cani. Ma scusami, hai visto le maglie come le concio io, ecco. Sei tu troppo magra? No, è la maglia che è troppo larga. Ho sbagliato proprio taglio. Infatti, tipo XL o L, non mi ricordo. Però ho sbagliato, o forse sono io, o hanno sbagliato loro, o ho sbagliato io, non lo so. Ma il disegno mi piace. Comunque, scrivetemi in direct o comunque nei commenti. In caso di 30 kg, esatto. La tirchitudine è quella, piuttosto ingrassiamo di 30 kg, ma la maglia va usata. Scrivetemi nei commenti quando finirà la live come modificarla. Perché sennò poi qua me lo perdo. Regala la Lily Mae. Allora, poi faccio vedere un'altra cassa che ho preso, ovvero questa gonna che è di Lovely Wholesale. Madonna, che capelli ho, ragazzi, scusate, non ci fate caso. Poi metterò una foto su Instagram dopo con dei capelli degni. Vivi in quell'angolo di camera. Eh no, faccio i video qua, sai com'è. Boh, la gente è veramente speciale, ragazzi. Allora, è questa. Che è una gonna che in realtà sembra carina, ma indossata fa veramente schifo al cazzo. Potrebbe essere che il problema sia io, cioè non lo escludo. Però, guardate i disegni, sono troppo carini! È troppo cucciolina! Solo che addosso fa un effetto strano perché ha come cazzo si chiama? Cassillo che stringe qua, e poi qua fa questo effetto tipo palloncino. E sembra che tu abbia addosso una tovaglia per un picnic di persone trasgri, quindi fa abbastanza cacare. Poi questa che è molto bella, che però ha già dei punti perché sarò io nana, non lo so. Ma mi andava sotto i piedi, dato che un vestito lungo, mia madre mi ha fatto la. Guardate, tra io e mia madre cuciamo proprio a meraviglia. I punti che non si vedono mi dicono bianchi. Quindi abbiamo pensato poi di portarla da un cinesue e farla aggiustare. Comunque il vestito in questione è di questa sobrietudine. Ora ve lo faccio vedere. Usala come tovaglia. Guarda, se faccio un picnic me la porto dietro. Quei cazze! Vabbè, insomma è un vestito fatto così. Molto, molto sobrio ed elegante. E poi qua c'è anche lo spacco, diciamo altezza tipo un po' sotto culo. Il problema è che quando lo tiri troppo su, perché o è troppo scollato, allora lo tiri troppo su e esce un po' un pezzo di culo. Se lo tiri troppo giù esce un pezzo di tetta, quindi non si riesce a capire come fare. Hai ascoltato la nuova song di Lily? A me non piace, no, non l'ho ancora sentita. Poi, questo che ovviamente non sono ancora riuscita a provarla, a provarli perché fa troppo caldo, cioè ho le gambe che sono colla e non riesco a inserirlo neanche nelle caviglie. Ed è un jeans, ovviamente fucsia fluo, abbiamo oggi, sempre di Lovely Wholesale, anche questo. Cioè, questo è bellerimo, ma fa troppo caldo. Tra l'altro, una collaborazione, perché queste quattro cose che vi faccio vedere sono di una collaborazione con Lovely Wholesale. L'abbiamo fatta a tipo ad aprile, infatti ho detto, vabbè, prendo anche un bel jeans di quelle che ancora, perché ad aprile quest'anno c'era un freddo che cioè, ci serviva Babbo Natale. E sono arrivati tipo una settimana fa. Vaffanculo, va, devo aspettare ora a settembre per mettermi. Quanto è fastidioso avere una cosa che ti piace e devi aspettare per mettertela. Cioè, no. Io infatti non capisco la gente come cazzo fa a comprare dei prodotti a fine stagione per mettere l'anno dopo. Cioè, quelli che so, d'estate comprano il maglioncino perché costa meno, poi se lo mettono a dicembre. Ma sei serio? Cioè, te lo metti subito? Ma non esiste proprio. Poi, ho preso queste per un lieto ritorno, sono le Bimboozle, però hanno dei gusti nuovi. Vabbè, queste sono quelle di quei cazzo si chiama? Ho un vuoto. Cattivissimo me, dei Minions. E queste sono le Bimboozle classiche, però hanno dei gusti nuovi. E le ho prese per fare un video con mio zio Claudio e mio cugino Marco, che non avete mai visto, forse l'avete visto solo una volta, ma mille ere fa. E quindi a breve faremo un video in cui assaggiamo queste calze. E i gusti nuovi praticamente sono noce di cocco, vabbè c'è sempre stato, tutti i frutti, pesca. No, che cazzo dico? Allora, ho cocco o pannolino di bebè. Tutti i frutti, oh, stinky so che calzino puzzolento. Puzzolento! A me ci faccio canto. Poi c'è pesca e vomito.
pera o caccola, popcorn o uovo marcio, questi ci sono sempre stati. Pesce marcio o smoothie bana di banana, popcorn caramello e formaggio marcio, poi questo non so cosa sia, penso carne marcia e pudding al cioccolato, gusto mignon e mela verde e banana e scortichina di scortichina, come si chiama? Di lamina della matita, mentre qua c'è un nuovo gusto che è. No, aspetta. Dov'è il nuovo gusto? Vabbè, vaffanculo! Quello che è, ok? Non si può avere tutto nella vita. Sì, comunque potrebbero mettere gusto capocchia di anziano, gusto smegmino, gusto sottoculo di Giancarlo Magali, non so, gusto un tumore della figa di nonna. No, non ce le danno queste gioie. Poi, siccome boh, sono ricoglionita dal cinesue, ho preso. Un selfie stick che vi giuro, qualcuno mi scrive come si usa, no, perché io ancora non ho capito. C'ha questo coso, dove va? Dove me lo metto in culo? Cioè, per sentire le onde del mare. E poi c'è un pulsante qui. Ma come fa a collegarsi il telefono? Questo? Cioè, non ha le pile, non ha niente, qualcuno mi illumina. Allora, proviamo. Ah no, non ho il telefono, come provo? Visto che ce l'hai uguale, spiegami come si usa, no? Perché io ancora non l'ho capito. Devi metterlo dentro al jack del telefono. Ma questo è quello delle cuffie. L'ho fatto, ma non. Cioè, il telefono non riconosce sto cazzillo che si chiama monopod. Cioè. Il cavo sarebbe il jack delle cuffie. E appunto! E come fanno le cuffie a capire che io premo qui? Boh, ragazzi, io ci ho provato a fare perché, cioè, sono cretina, ma non fino a un certo, cioè, fino a un certo punto, ho visto che c'era un buco, ce l'ho infilato, cioè, come fate tutti voi che avete un pene, cioè, vedete un buco, inserite, il primo buco che vedete, inserite. Premevo e non andava. Cioè, dipende dai telefoni. Ah, no, però qua c'è scritto compatibile con la maggior parte. No, in realtà c'è scritto compatibile con la maggior telefono cellulare. Compatibile con la maggior telefono cellulare, fotocamera per iOS e Android. Viva l'italiano! E dietro c'è scritto bastone selfie, selfie stick, autoritratto, monopiede. Cosa ho preso? Il bastone selfie è lungo solo 16 centimetri. Nella sua forma originale può quindi rapidamente e facilmente. Ma cazzo! E può quindi essere rapidamente e facilmente riposto in qualsiasi sacchetto. Quindi è una brezza da portare in tasca o in borsa. Quindi è una brezza, ma che cazzo? Nessun costo aggiuntivo. Il bastone autofocus è utilizzando il cavo per lighting per toccare il pulsante fotografico. È un bastone ripiegabile in auto. Monopiede allungabile con cavo da 3,5 mm, compatibile con la maggior telefono, giusto, visto che l'hanno scritto bene di lato, lo riscriviamo bene anche sotto, giusto. La massima può essere estesa 80, il design portatile si adatta perfettamente alle tasche o ai bagagli, forte, resistente, leggero, palo in alluminio. Ragazzi, ho preso un palo in alluminio, ho preso un palo in culo, dato che è un palo in alluminio. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni e fin qui, perché magari non riescono ancora a inserirselo tutto. Beh, bella merda, molto bene. Poi abbiamo questo che l'ho preso da Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Non è un dildo, lo so che vi sorprenderà, non è un dildo, è un'acqua profumata per il kerp, numero 11, color. Sì, color. profumo cedro e vetiver, che non so cosa sia il vetiver, non lo so, non mi interessa, però è molto faico, fa un profumo veramente. Veramente ottimo, sta proprio di maschio alfa, cioè infatti io sono un maschio alfa. Cioè dove lo spruzzate sembrate quegli anziani che si mettono quel dopo barba che li sentite da 16 km, non so se è vostro nonno, sì. Madonna, ora mi puzza la narice di nonno.
E praticamente voi ve lo spruzzate e vi fa questo odore di maschio, appunto, maschio di quelli che ci danno, non che mio nonno. Andiamo avanti, ok. Poi ho preso questi. Guardate quanto sono bellerri. Sì, sotto c'è un filo perché mia madre mi ha dato un filo per fare delle robe ed è rimasto qua. Comunque, guardate quanto belli sono! Sono belli, sono pinzette per i capelli, ovviamente, ma li puoi mettere un po' dove cazzo ti pare, infatti anche nelle scarpe, nelle borse, nella bagianina. E fanno. Sono holo! Ci sono holo! Ci hai capito? Holo! 1,20 € di olitudine. Non esiste proprio. Io non so perché ne abbia prese solo 4, 2 a me e 2 a una mia amica. Spero che non guardi questo video, ma vabbè. Perché? Ti regalo il mio culo con tanto di fiocco. Poi, qua cosa c'è? C'è qualcosa dentro questo sacchetto? O non c'è niente? No, non c'è niente. Poi questa che dicevo, che cazzo ha? Giusto. O il gelatino. E poi questa che è una parrucca che mi ha mandato Everyday Wigs, che ovviamente non proverò perché ho dei capelli in uno stato pietoso. Potete vedere la foto direttamente su Instacart. Ciao Marica Spada, grazie. E quindi non la provo per non sbardocchiarla, perché voi direte, ma non tirano i capelli dal 12? No, da ieri praticamente. Bella l'estate. E allora, la parrucca in questione, non c'è una foto? Ovviamente no, però era una parrucca con dei boccoli che sembrava un po' Tina Cipollari ai tempi 2000, quando era uscita, insomma, quando era ancora una persona abbastanza tranquilla. Non è mai stata tranquilla, vabbè, il classico taglio qua con un boccolo grosso così come un buco di culo. E in foto ovviamente sembrava meglio. Appena mi è arrivato, ho detto, ma stiamo scherzando, ma che cazzo me ne faccio? Ho preso come si chiama? La piastra, ho cominciato a stirarla. Il problema è che non è venuto propriamente benissimo, come potete vedere. Sembra veramente Chanel di Savoia dopo che si è fatta sbucaccare. E quindi mi è rimasta così. Io l'ho fatto una foto su Instacart e molti mi hanno consigliato di metterci il balsamo. Chi mi ha consigliato di chiedere a Gesù Bambino un favore. Mi hanno suggerito delle cose abbastanza anomale, non ne ho provata neanche uno ovviamente perché la mia pigrizia è super alta, però lo farò ed è diventata così. Ora io non so se la ditta sarà felicissima di vedere questa collaborazione in cui io faccio vedere una parrucca in cui ci ho messo mano io, cioè non è probabilmente il top della pubblicità, probabilmente sì, le trecce ce l'ho fatte io perché i ciuffi davanti facevano quindi grazie per dei wigs per aver contato su di me, non fatelo più. No, comunque, ragazzi, cioè, è carina. E poi più ogni volta danno la nipote di. O la figlia, non mi ricordo mai. La figlia di Celentano con in testa la capocchia e il paratesta per mettere la parrucca, che ovviamente non metto perché uno c'è cercato di morire e due anche no. Perché fa attrito, secondo me. L'utilità è che fa attrito e schiaccia i capelli perché sennò ti viene il cucuzzo così tipo Marge. No, è proprio il top. Come potete vedere, addirittura due, perché ha due teste, una testa e una testa di cazzo, giusto? Vedete, si mette così, guarda, questa la metto per farmi felici, così fate gli screen. Ecco fatto. Raghi, fatemi un buco qua e mettetemi due palle! Qualcuno mi metta due palle! Aspetta, non ho niente per fare due scrutini. Vabbè, ci penserete voi in editing. E mi sembra basta. No, mi sembra basta, però per curiosità adesso, prima di chiudere, voglio assaggiare il gusto Minions. Cioè, dov'è? Eccolo qua. Li apriamo, vi ricordo, per chi fosse entrato ora in live, ma le schiaffi in da face con gli anellacci. Che a breve uscirà un video con mio zio Claudio e mio cugino Marco in cui assaggiamo delle cose della Munchpack che mi hanno mandato. Che io, tra l'altro, devo aprire una parentesi sulla Munchpack. Ma che, a parte che non è Munchpack? Oh sì, si chiama Munchpack.
Sì, ok. La Munchpak mi arriva tutti i mesi, da un po', da tanti mesi. E non mi chiedono neanche più fai il video, non fai il video, cioè ormai danno per scontato che faccia il video. E a un certo punto ho anche pensato, ma non è che le sto pagando, ho fatto l'abbonamento su PayPal, non me ne sono accorto, no, perché ultimamente ho l'abbonamento a prese per il culo. E quindi sono andata su PayPal, ho controllato negli abbonamenti e non c'era. Quindi io dico... Ma allora, che cazzo me la mandi così a prescindere? A sto punto non ti faccio neanche il video. No, in realtà sì. Comunque, vediamo il gusto Minions, che è questo verde. Questa qua. Potrebbe essere anche mela verde. No, Madonna. Ma che cos'è? Non so dirvi che cos'è. Non so associarlo, ma è qualcosa di... Allora, inizialmente appena schiacci coi denti sa tipo di moca di caffè, non chiedetemi perché. Poi tuttora. E anche adesso. Un gusto strano, cioè tipo amaro, forte, ma forse wasabi potrebbe essere. No, vabbè, vi giuro, fa veramente schifo. Comunque lo farò testare a chiunque, ovviamente anche a Dani, per avere un parere loro, perché cioè, Madonna, puzzano di formaggio? Ma che hanno aumentato la dose di schifo? Ne prendo una a caso, eh. Non so che gusto sia, poi scrivetemi nei commenti il colore perché io non lo so. Era? Giallo? Ma quale giallo però? Quecco o queco o queco? Ciao Lion, quale giallo intendete? Questo in alto? Se questo è formaggio marcio. Giallo chiaro questo? Fuffel Suffpurri. Che cos'è? Uovo marcio? Quello in alto? Raghi, ora mi tocca andare a vedere lo sputo. Mi sembra quello chiaro. Boh, comunque sapeva veramente di cazzo di Rocco Papaleo, cioè veramente terribile, assolutamente agghiacevole, però Ah, ma aspetta, ma qua dentro c'è anche la ruota! Voglio vedere, non ho mai aperto una confezione di quelle grosse. Aspettate che guardo e poi la chiudo qua. Dai! Allora, l'ultima. Ma perché? Ma anche no. Ecco, assaggiane ancora una. Siete delle persone orribili. Però guardate bene il colore. No, non la faccio col pezzolo, la faccio con il mio zio Claudio e il mio cugino Marco. Poi se vuole unirsi anche il pezzollo. Colore, guardatelo bene. Aspetta. Guardate bene, eh. Non sbagliate. Questa è buona. Sa di zucchero, sa del cazzo. Giallo chiaro. Giallo chiaro. Cosa potrebbe essere? Banana. No, bianca. Ma non sa di butter popcorn. Cioè, è questa secondo voi? Non sa di popcorn puro, va bene? Ah. Per me era bianca, bianca con pezzi verdi. Ah, allora è pera. Sarà questa, magari si vede, ma... No, raghi. Era tipo questa. Se era questa... Vabbè,
Scusa, allora, voi vedete qualcosa di simile? Sono diverse! C'è qua! Non fucking c'è! Ma vaffanculo, va! Mi sto continuando a buffare di merda per niente! Ma vaffanculo. Vabbè, io mi metto un po' di profumo da nonno. Ah, bello! Sento la flora dei coglioni di anziano. Eccolo che arriva! Era la più chiara. E Paola è chiara. Ma invece io ne vorrei una al cocco, ma so che mi becco la merda. Una bianca. No, 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 no. Ne prendo. Prendiamo questa marrone. E poi basta, perché veramente già poi devo fare il video. Che cazzo mangio merda gratis? Due volte. Allora, questa puzza. Questa potrebbe essere un de futter nourriture pour ah, cibo per cani o pudding al cioccolato. Chissà perché sarà cibo per cani. Mamma mia, che merda! Ma i cani mangiano la merda? Gianni è un cane? Non lo sapevo. No, non so il tedesco, Elena, semplicemente avevo la versione inglese e ho più o meno collegato la frase, insomma, con l'italiano, figurati. E niente, quindi mi gonfio il naso dallo schifo, fai te. Dani sicuramente non si rifiuterà anche perché abbiamo fatto la Bean Boozled classica, quella di Harry Potter. Mi sono sputata nei capelli. Raghi, mi sono scatarrata nei capelli, ma non mi dite niente. Che schifo! Non avevo neanche un fazzolo! Ma rimasti gelati. Che schifo. Vabbè, allora, cosa sei vista pochissimo? La faccio della parlazione del caramello e mi ricorda molto arriva dopo. No, ragazzi, ma fanno schifissimo. Ho visto su YouTube un video della fabbrica dove fanno le Bean Boozled. Per esempio, quella al vomito la fanno con l'aceto perché è un gusto acido. Però il cervello, evidentemente, è un pezzo di merda perché associa il gusto acidulo con il gusto di cetriolo e altra roba al vomito. E quindi il tuo cervello dice: è vomito, sono fatte venere. Madonna, ragazzi. C'è un alito che veramente scioglie i muri. Facciamo che vado a lavare i denti, mi levo sta capocchia e appena finirò di fare i capelli splittati a metà, no, non è uno sgabuzzino, è una camera. Appena finirò di splittare i capelli a metà, vi farò una foto su Instagram che vi ricordo è Stefani trattino basso cosa. E lo vedrete direttamente lì. E vi ricordo che ho un sacco di video precedenti in cui io i capelli non sono ancora splittati, quindi evitate poi di scrivere: ma di nuovo hai rifatto i capelli con il tuffo cascato perché l'ho fatti prima, capito? Ecco, quindi per favore evitate di scassarmi il cazzo perché siete pucce cari, però anche no. Ah, volevo dire una cosa seria, sì, che in questo stato non posso dire cose serie. Non posso proprio permetterlo, ma lo faccio lo stesso. Vi ricordo che il video in cui vi parlavo della questione truffa, e poi ho corretto il tiro dicendo: guardate, questa persona mi ha rimborsato, effettivamente l'ha fatto. Che mi sono arrivate delle segnalazioni che ho scritto nei commenti posti in alto. Non si capisce un cazzo, ma cosa? Nei commenti posti in alto di quel video vi ho scritto che appunto mi sono arrivate due segnalazioni di questa persona, della stessa persona che comunque sta continuando, cioè sta continuando o ha già fatto, ha truffato altre due persone. Quindi mi raccomando, attenti. Ecco. Bene, io vi saluto e arrivederci. Perché non fate più gli assaggi di Dani e Stefi? Ma forse ti sei persa una parte, non ne facciamo video perché Dani non ha voglia, facciamo giusto video ogni tanto quando capita, ma non vedo perché dovrei forzarlo. Comunque quando ne avrà voglia lo faremo, vi ricordo appunto andate a vedere quel video e guardate il commento posto in alto, perché magari se dal video può sembrare che la situazione si sia risolta solo per me.
e mi avete fatto ragionare in tanti, probabilmente si è risolta solo per me, perché gli abbiamo smenacciato il cazzo tutti assieme, sennò, grazie che rivedeva i soldi. Alla maglia Believe in You puoi fare un nodo, lo faccio sempre. E ma a me non piacciono le maglie con l'ombelico di fuori. Io veramente vorrei fare un appello a tutti i siti, e poi mi levo dai coglioni e me ne vado. La smettete di fare maglie con l'ombelico di fuori? A me basta che sollevo la maglia e mi viene un cagozzo, che me lo ricordo per una settimana. Volete fare le maglie tutte tagliate? Fatele, ma fatele anche per i poveri cristi che non possono, ok? Fatele un po' più lunghe. Ecco, grazie. Mettila in casa. Ma no, mi piace che metto in casa, la voglio mettere fuori. Va bene, questo è tutto. Grazie per la company. È stata una figata. Al caldo. Come si spiega?